Signore mia roccia, mia fortezza, mia liberazione. Mio Dio, mia rupe in cui trovo riparo. Mio scudo e baluardo, mia potente salvezza. Salmo 17, versetto 3. Ai piedi dei Pirenei la roccia di Lourdes è accarezzata da milioni di pellegrini ogni anno, da quando la Madonna apparve per 18 volte ad una ragazzina, a Bernadette Soubirous. Siamo nella Francia del 1858. Nella seconda metà dell'Ottocento, dopo la filosofia dei lumi e la rivoluzione francese, la storia della Francia, ma anche del resto d'Europa, marcia verso il materialismo sociale di Marx. Masse di lavoratori hanno abbandonato le campagne, attirati dalle promesse della rivoluzione industriale, ma si trovano schiacciati dal peso di un lavoro poco umano nelle città. La chiesa della società moderna è scossa dai venti del positivismo, che cercano di cancellare la sovranità di Dio. Ma il cielo si cala sulla terra di Francia a contrastare lo spirito scientifico con vari segni. Nel 1858, a Lourdes, con le apparizioni della Madonna a Bernadette. La prima, l'11 febbraio. L'esperienza più bella che si può fare a Lourdes è quella di prendere tempo per andare alla grotta. E state alla grotta, state lì, perdete tempo, ma lasciatevi guardare da Maria, con quegli occhi, con quello sguardo, che sono gli occhi e lo sguardo che si è posato su Bernadette. È lo stesso. Allora, nel 1858, il Gave scorreva più vicino alla grotta e Bernadette lo attraversava spesso per raccogliere legna sull'altra sponda. Quella prima volta, l'11 febbraio 1858, Bernadette stava togliendosi le scarpe per guadare il fiume quando si sentì investita da un forte vento. Alzò gli occhi e sopra la grotta vide una signora vestita di bianco con una cintura celeste alla vita. Siamo da Slovenia, di Don Bosco, figlia di Maria Ausiliatrice. Il rapporto tra Bernadette e la Madonna è un rapporto fatto di sorrisi, di sguardi, recitavano insieme il rosario, raramente la Madonna parlava, ma alla 13ª apparizione la Madonna parla e incarica Bernadette di chiedere ai sacerdoti di recarsi in processione alla grotta e chiede anche che sia costruita una cappella.